Ciao a tutti! Come promesso, oggi il video tutorial sarà dedicato al cesto dell'ortolano, quindi creeremo insieme un nuovo ortaggio per il nostro cesto. L'ortaggio che faremo oggi è il pomodoro. Per realizzare il nostro bel pomodorino abbiamo bisogno di filato rosso, filato verde per il picciolo, dell'uncinetto, io questo lo lavorerò con il l'uncinetto del 3. Di un ago da lana punta arrotondata, delle nostre fedeli forbici e dell'imbottitura sintetica che usiamo per riempire sempre i nostri amigurumi. Bene, vediamo subito come si realizza il nostro simpaticissimo pomodoro. Iniziamo con il corpo del pomodoro e con il filato rosso facciamo il nostro anellino magico. Se non sapete come si realizza, basterà andare nel mio canale e si trovano tutti i punti base dell'uncinetto. Facciamo un anello magico di 6 maglie basse, 3, 4, 5 e 6 maglie basse. Tiriamo il filo più corto, chiudiamo l'anello e nel giro successivo realizziamo 6 aumenti, quindi lavoriamo 2 maglie basse in ognuna delle maglie di base, ne abbiamo 6, con 6 aumenti finiremo il nostro giro con 12 maglie basse. Procediamo con il terzo giro. Mi dimenticavo di dirvi che è importante utilizzare il marcapunti in tutti i lavori da amigurumi, mi sono scordata, vi chiedo scusa. Quindi nel terzo giro faremo una maglia bassa e un aumento, una maglia bassa marchiamo e un aumento, quindi due maglie basse nella maglia di base successiva. Una e due. Una maglia bassa e un aumento che ripeteremo per tutto il giro, che terminerà con 18 maglie basse. Procediamo adesso con il quarto giro, nel quale faremo 2 maglie basse e un aumento. La prima marchiamo, 2 maglie basse e un aumento nella maglia successiva. 2 maglie basse e un aumento che ripeteremo per tutto il giro, che terminerà con 24 maglie basse. Procediamo con il quinto giro, nel quale faremo 3 maglie basse e un aumento. Ripetendo 3 maglie basse e un aumento per tutto il giro, termineremo lo stesso con 30 maglie basse. Procediamo con il sesto giro, nel quale faremo 4 maglie basse e un aumento. 4 maglie basse e un aumento che ripeteremo per tutto il giro, che terminerà con 36 maglie basse. Procediamo con il settimo giro, nel quale faremo 5 maglie basse e un aumento. 5 maglie basse e un aumento che ripeteremo per tutto il giro, che terminerà con 42 maglie basse. Procediamo con l'ottavo giro, nel quale faremo 6 maglie basse e un aumento. 6 maglie basse e un aumento che ripeteremo per tutto il giro, che terminerà con 48 maglie basse. Procediamo con il nono giro, nel quale faremo 7 maglie basse e un aumento, che ripeteremo per tutto il giro, che terminerà con 54 maglie basse. Dal decimo al diciassettesimo giro lavoriamo giri concentrici di 54 maglie basse, quindi lavoriamo le maglie come si presentano, per cui lavoriamo 8 giri di 54 maglie basse. Passiamo adesso alle diminuzioni del nostro pomodorino. Quindi il diciassettesimo giro inizierà con 7 maglie basse e una diminuzione, quindi una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette maglie basse e una diminuzione. La diminuzione, lo sapete, si effettua prendendo le costine esterne del punto successivo, dei due punti successivi, in questo modo, chiudendole così in due tempi, quindi 7 maglie basse e una diminuzione che ripeteremo per tutto il giro, che terminerà con 48 maglie basse. Procediamo con il diciannovesimo giro, nel quale faremo 6 maglie basse e una diminuzione. 6 maglie basse e una diminuzione che ripeteremo per tutto il giro, che terminerà con 42 maglie basse. Procediamo adesso con il ventesimo giro, nel quale faremo 5 maglie basse e una diminuzione. 5 maglie basse, una diminuzione che ripeteremo per tutto il giro, che terminerà con 36 maglie basse. Procediamo con il ventunesimo giro, nel quale faremo 4 maglie basse e una diminuzione. 4 maglie basse e una diminuzione che ripeteremo per tutto il giro,
che terminerà con 30 maglie basse. Siamo arrivati al 22° giro, nel quale faremo 3 maglie basse e una diminuzione. 3 maglie basse e una diminuzione che ripeteremo per tutto il giro, che terminerà con 24 maglie basse. Procediamo con il 23° giro, nel quale faremo 2 maglie basse e una diminuzione. 2 maglie basse e una diminuzione che ripeteremo per tutto il giro, che terminerà con 18 maglie basse. Procediamo adesso ad allungare l'ultima maglia che abbiamo lavorato e ad imbottire il nostro pomodoro con l'imbottitura sintetica. Una volta imbottito il pomodoro, inseriamo l'uncinetto nell'ultima maglia che avevamo lasciato, così, e procediamo con lavorare una maglia bassa e una diminuzione. Quindi una maglia bassa, marchiamo. Una diminuzione, una maglia bassa e una diminuzione che ripeteremo per tutto il giro, che terminerà con 12 maglie basse. Procediamo con chiudere il nostro pomodoro con 6 diminuzioni consecutive, quindi togliamo il marcapunti e andiamo a effettuare le nostre 6 diminuzioni consecutive una dietro l'altra. Una, marchiamo. E procediamo fino a chiudere completamente il nostro pomodoro. Una volta che abbiamo terminato di chiudere il pomodoro, facciamo una catenella aggiuntiva, tiriamo, tagliamo e fermiamo il filo. Riprendiamo il filo, lo tagliamo un pochino più lungo con l'ago da lana. Inseriamo il filo nell'ago, entriamo all'interno del nostro pomodoro in questo modo. E usciamo dall'anello magico, così tiriamo bene in questo modo, spremiamo in questa maniera il pomodoro e andiamo ad agganciarci sempre all'anello magico con un paio di punti asola, così. A questo punto inseriamo il filo all'interno del pomodoro stesso, così. E lo facciamo sparire in questo modo. Così. Tagliamo. Bene, e ora mettiamo via il pomodorino. Passiamo adesso alla lavorazione del picciolo. Per il picciolo, con il filato verde facciamo un anello magico di 12 maglie basse, ma lasciamo un bel pezzo di filo lungo, ma lungo lungo, tipo un 50-60 cm di filo, che ci occorreranno poi per lavorare la punta del picciolo. Facciamo il nostro anello magico di 12 maglie basse, una, due, tre, fino a 12. Terminato, tiriamo il filo e chiudiamo l'anello in questo modo. Procediamo adesso con il lavorare nella maglia bassa successiva, quella sottostante. Lavoriamo una maglia bassa e 6 catenelle, 2, 3, 4, 5, 6 catenelle. Ne lavoriamo una aggiuntiva e procediamo a lavorare 3 maglie basse nella catenella appena ottenuta, una, 2 e 3 maglie basse. 2 mezze maglie alte, una, la mezza maglia alta, ve lo ricordate, caricate il filo sull'uncinetto come per fare una maglia alta, inserite l'uncinetto alla base della maglia sottostante, avete 3 asoline sull'uncinetto che chiuderete tutte e 3 insieme. Questa è la maglia mezza maglia alta. 2 mezze maglie alte, facciamo una maglia alta che è come la maglia mezza maglia alta, solo che poi chiudiamo il punto in 2 tempi, e un'altra maglia alta chiusa alla base dove avevamo fatto la maglia bassa all'inizio, in questo modo. Nella maglia bassa successiva di base faremo un'altra maglia bassa. Procediamo con la maglia bassa successiva di base, nel quale faremo
una maglia bassa e nuovamente 6 catenelle, 2, 3, 4, 5, 6 catenelle, catenella aggiuntiva, 3 maglie basse, 1, 2 e 3 maglie basse, 2 mezze maglie alte, 1, 2 mezze maglie alte, una maglia alta e un'altra maglia alta chiusa alla base in questo modo. Maglia di base successiva, maglia alta, maglia bassa, scusate. Nella maglia di base successiva ripeteremo lo stesso processo, quindi facciamo una maglia bassa, 6 catenelle, 3 maglie basse sulla catenella, 2 mezze maglie alte, una maglia alta sempre sulla catenella e una seconda maglia alta chiusa alla base, e ripetiamo così per tutto il giro. L'ultimo delle puntine del picciolo la chiuderemo alla base saltando 2 catenelle, perché devono risultare 5. Deve venire fuori una sorta di stellina. Chiudiamo con una catenella aggiuntiva, tagliamo e fermiamo il filo. A questo punto inseriamo l'uncinetto all'interno dell'anello magico e raccogliamo il filo che avevamo lasciato così e lo tiriamo fuori verso l'esterno del lavoro. Dopodiché, agganciandoci all'esterno dell'anello magico, rientrando all'interno, così, in questo modo, prendiamo il filo e facciamo una catenella di 1, 3, 4, 5, 6, 7 maglie, 7 maglie, una catenella di 7 maglie, che ripassiamo con 6 maglie basse, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 maglie basse. Facciamo una catenella aggiuntiva, sfiliamo nuovamente il filo dal lavoro, rientriamo all'interno dell'anello magico dalla parte esterna, dalla parte sottostante, scusate, riagganciamo il filo e lo riportiamo di sotto in questo modo. Così abbiamo il nostro picciolino che fermiamo con l'ago dalla parte sottostante. Una volta che abbiamo terminato di fissare il nostro picciolino, prendiamo l'ago da lana e andiamo a nascondere il filo di lavorazione in questo modo, quello esterno e non quello del picciolo. Quello del picciolo lo lasciamo perché ci serve. Nascondiamo il filo di chiusura del lavoro, così. Lo inseriamo in qualcuna delle maglie sottostanti e lo facciamo sparire. Tagliamo. Rimettiamo il filo all'interno dell'ago, quello del picciolo che avevamo portato dietro il lavoro, così, e andiamo ad inserirlo al centro del pomodoro, in questo punto, così, lo tiriamo fuori dal cerchio magico, in questo modo. Così. Lo tiriamo un po' dentro perché avete visto i pomodori non ce l'hanno perfettamente largo sopra, ce l'hanno leggermente tirato verso l'interno. Spingiamo un pochino il pomodoro verso il basso, ci agganciamo ad un punto accanto, facciamo un paio di punti e chiudiamo con il punto asola.
facciamo neanche due per sicurezza, uno e due punti asolo, e facciamo sparire il filo reinserendolo all'interno del pomodoro stesso, così, e tagliamo via, e voilà. Poi sistemiamo il picciolino, non attacchiamo i pezzi del picciolo, li lasciamo morbidi, perché vedete il pomodoro, se avete presente come è fatto il pomodoro, li ha mobili, non sono attaccati al frutto. Bene, lo sprimacciamo un po', così. Ecco qui, il nostro pomodoro è finito. Bene, spero con questo piccolo amigurumi di aver soddisfatto almeno in parte la voglia di frutta e verdura delle mie care amiche, la vostra voglia di frutta e verdura per il nostro cesto dell'ortolano. E il prossimo tutorial non so bene cosa farò, se è una banana, l'ananas, insomma qualcos'altro vi metterò su. Bene, io vi ringrazio per avermi seguito, il tutorial è terminato, vi ringrazio come sempre per avermi seguito, vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao ciao!